Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, bentornati sul mio canale, un altro giorno di pulizie insieme a me, ormai sono giorni che mi dedico solo alla casa, anche perché non sto andando al mare, il tempo comunque è incerto e mi dedico un po' alla casa. Comunque faccio le solite pulizie giornaliere, anche perché con la bambina non riesco a fare di più, quindi più avanti mi dovrò organizzare a lasciarla un po' a mia madre e a farmi le grandi pulizie. Quindi sistemo il letto, la culla, tutti i suoi vestitini e le solite cose. Tolgo da mezzo asciugamani, quello che ho utilizzato per la doccia, eccetera, e vado a riordinare almeno il minimo per avere la stanza un po' decente. Tolgo tutto il caos che abbiamo messo per giocare, per lavarci, eccetera. Sistemo un po' la culla e diciamo a grandi linee la camera sembrerebbe pulita, ma in realtà non è così. Vado poi a spolverare, questo più o meno lo faccio un giorno sì, un giorno no, dipende. A volte quando posso lo faccio anche 2 volte al giorno perché sono un po' fissata, soprattutto in camera da letto si fa tantissima polvere in quanto la stanza va sulla strada e quindi passano tantissime auto ed entra tanta polvere. Purtroppo abitando a un primo piano è così. Vado quindi a spolverare un pochettino. E nulla, continuo così per tutta la stanza, un po' le cornici, un po' qua e là, insomma, mi do un po' di arie pulendo. Cambio l'acqua ai cani, ovviamente quello sempre, e poi vado a igienizzare, come già sapete, la loro parte dove dormono, sempre con ammuchina. Stamattina ho usato l'ammuchina, proprio quella, la bottiglia, quindi quella più efficace, diciamo, tra virgolette. Secondo me l'ammuchina pura è quella più efficace. Lavo anche il puff dove loro salgono, si aiutano a salire sul lettino e poi vado a spazzare dove trovo tantissima polvere perché in questi giorni c'è il vento ed io sto impazzendo con la polvere. Si fanno proprio i parrucchini, così dicendo, ed è allucinante. Io non lo so perché si sta facendo tanta polvere, sto sempre a pulire. Come voi sapete, di solito non spazzo ma lavo direttamente, ma in questi giorni è impossibile, devo lavare, devo spazzare e lavare ogni poco praticamente, perché comunque la polvere fa anche male. E quindi continuo così, spazio per tutta la stanza, sotto il letto, sotto la culla, un po' ovunque, così poi posso lavare tranquillamente e tenere le pulite. Infatti, così avete visto, ho chiuso anche il balcone prima per spazzare in modo che non entrasse il vento per poi far volare il tutto. Sistemo la cuccetta pulita, il cuscino dei cani e vado appunto a lavare a terra anche con ammuchina. Anche qui sto usando vari tipi di ammuchina, quella per pavimenti, quella per che ne so, quella gel, insomma vari tipi, e mi sto trovando benissimo con tutte perché puliscono veramente bene. Certo, bisogna trovare sempre in offerta, altrimenti non conviene. Ho spostato la bambina in cucina mentre ho lavato a terra. Poi qui siamo a orario di pranzo e quindi mi preparo il cibo per la cena. Di solito mi organizzo così, preparo sempre prima per la cena in estate, in modo che la sera devo solo buttare la pasta o preparare qualcosina vicino e siamo pronti. Oggi pasta e zucchine. Mi sposto subito nel salone barra stanza dei cani. Vado a sistemare un pochettino tutto cioè il disordine in realtà lo lascio così, ma sistemo giusto il minimo indispensabile, anche perché questa è la stanza dove si mette Antonio a computer, insomma io non ci sto quasi mai, cambio anche qui l'acqua ai cani e questa è la stanza dove lascio i cani quando esco. Infatti, come vedete, c'è un box usato dove loro si vanno a rifugiare, a mettere lì, si sentono molto accucciati, ovviamente è una cosa provvisoria. E nulla, lavo tutto il pavimento, anche qui lo igienizzo per bene, anche perché poi vado a lasciare i cagnolini la sera quando esco e voglio che stanno puliti. Mi sposto a pulire il bagno di Antonio. Qui io non ci vengo praticamente quasi mai perché io ho l'altro bagnetto e mi trovo bene così, è più vicino, diciamo, alla mia parte di casa, perché questa casa è fatta un po' strana in effetti. È un po' suddivisa, quindi anche qui ho pulito tutti i sanitari, però non ho registrato, tanto si capisce ovviamente. E vado poi a lavare a terra molto velocemente mentre Emma dorme, cerco di fare più cose possibili. Lavo anche velocemente il corridoio, ed anche questa parte, diciamo, di casa è terminata. Per chi non l'avesse visto, c'è anche il primo video delle pulizie di altre stanze. Ovviamente queste sono pulizie super veloci e super facili,
Poi vado a ritirare la biancheria, quindi tutto ciò che avevo steso il giorno prima, vado a piegare, mettere a posto e in caso anche a stirare qualcosina, estendo subito la lavatrice che ho messo a fare al mattino o al pomeriggio, insomma dipende, non ho orari per le lavatrici. Ovviamente mentre stendo il bucato con tutta tranquillità, la mia cucciolotta si lamenta e quindi mi tocca andarla a recuperare. Quindi vado dentro, la prelevo, la sposto in un altro passeggino, perché comunque io ho due passeggini, uno leggero per quando esco e uno che utilizzo dentro casa, eccola qui, me la porto con me fuori, tanto comunque si sta bene, è una bella giornata, fa caldo, e lei mi guarda mentre io finisco di stendere le lavatrici e si diverte anche all'aria aperta, gli piace tantissimo. Anche perché aveva già dormito, quindi mi tocca tenerla con me mentre pulisco. E nulla, queste erano tutte le mie pulizie. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate tanti like e tanti commentini. Vi mando un bacio e alla prossima, ciao!